All'hotel Giorgio V a Parigi, sfilata di guanti. E i primi che vediamo non hanno nulla di rivoluzionario. Le invenzioni cominciano adesso. Qui siamo ancora al classico suede. La novità, semmai, è nella costellazione di lustrini d'oro. Poi alla fantasia dei modelli si aggiunge quella della materia. Tessuti leggerissimi fanno conchiglie e corolle su gonfie maniche. I guantai rivaleggiano col sarto e col gioielliere. Fanno sbucare quei fiori e fantasie che in altri tempi adornavano le vesti e i cappelli. Il guanto è divenuto un mutevole prezioso surrogato della manica. Cambiar guanti sarà come cambiar vestiti. Questi in piume di pellicano sono come commemorazioni di manicotti. Altri, sotto l'orlo di crina, hanno un rigido improvviso scatto di ali. Gli ornamenti che ieri sembravano vistosi, strisce, fregi di losanghe, appaiono timidi oggi di fronte alla prepotenza di questi motivi in bianco. Lucide pelli di serpente, catari frangenti in pieno giorno. Scompaiono le dita entro guantoni da pugili. Invece del baciamano faremo il baciazampa.